continua la marcia in vetta alla classifica del girone C di seconda categoria per la Polisportiva Palermiti e le Castella Calcio, entrambe vittoriose in trasferta nella 19esima giornata del campionato, la sesta del girone di ritorno, ma con un piglio particolare e una valenza in più per quanto riguarda la squadra di Maurizio D'Amico, cioè il Palermiti, che è andata a vincere a Girifalco contro l'Academy Girifalco 2-1 il risultato, con un gol di Marinaro segnato all'85esimo che ha consentito alla capolista di allungare in classifica proprio rispetto alla terza che era appunto l'Academy Girifalco, che oggi è stata scavalcata dalla Petronà, che ha vinto la propria partita in trasferta a Cotronei per 4-2, e dalla stessa Sarsalese, raggiunto dalla stessa Sarsalese, che ha battuto seccamente 6-0 nell'anticipo di sabato il Sporting Cacuri. Dal canto suo le Castella ha fatto il proprio dovere andando a vincere a Squillace contro lo Schellegiano, però una partita segnata certamente dall'espulsione dei giocatori dello Squillace, che probabilmente hanno consentito poi a Berlingieri e Papaleo di segnare ben 6 gol, 3 per Berlingieri, 2 per Papaleo più un autorete ai danni dello Schellegiano. Le Castella si troverà nelle condizioni mercoledì di andare a giocarsi il secondo tempo contro la Nuova Valle per cercare di accorciare a 3 i punti di distacco appunto dalla Palermiti. Bisognerà ripartire dall'inizio del secondo tempo, il primo tempo era finito 0-0 e quindi c'è un tempo che potrebbe servire alla squadra delle Castella di cogliere 3 punti importanti. Veniamo comunque particolarmente alla partita tra Academy Girifalco e Polisportiva Palermiti, anzi a questo proposito segnalo che eventualmente chi volesse vederla può andare a vedersela sul canale di Facebook sia dell'Academy ma anche della Polisportiva Palermiti, perché abbiamo avuto il piacere dopo tanto tempo di rifare questa partita in diretta grazie anche al contributo tecnico di Pepe Rosano. Comunque diciamo, veniamo a questa partita, una partita che si era messa male per il Palermiti perché al 14esimo del primo tempo Iammè aveva segnato un bel colpo di testa, con un bel colpo di testa il gol dell'1-0 per i padroni di casa che avevano tutto l'interesse certamente a battere la prima in classifica anche proprio per avvicinarsi alla prima posizione. Il Palermiti dopo 14 circa è riuscito a pareggiare con un gol fotocopia di quello che aveva segnato Iammè, un calcio di punizione di Listico e il colpo di testa del terzino e difensore Aiello, capitano del Palermiti, che rimetteva le cose in parità e quindi consentiva alla squadra del presidente Truglia di affrontare il resto della gara in parità. Poi nel secondo tempo c'è stato un po' di batte e ribatte da una parte e dall'altra, l'Academy voleva vincere, il Palermiti certamente non stava a guardare, faceva delle azioni di rimessa, poi su una di queste c'è stato ancora un calcio di punizione e se ne è andato sulla fascia di sinistra Marinaro, guarda caso, come si dice, Nemo profeta in patria alcune volte, però questa volta Marinaro è stato profeta proprio in casa, perché essendo di Girifalco consegna i 3 punti alla propria squadra e condanna invece la squadra del proprio paese. Quindi eravamo all'82esimo, Marinaro porta in vantaggio il Palermiti, poi a quel punto non c'è più nulla da fare, squadra capolista che sa chiudersi, sa controllare il resto della gara. Peccato soltanto perché è stata una partita abbastanza tranquilla, serena, non cattiva, peccato per un finale che ha visto qualche cosa che non è andata a buon fine con un giocatore dell'Academy che ha avuto un pochettino da ridire contro qualcuno. Si parla di qualcosa che è venuto dal pubblico, un epiteto nei confronti del giocatore di colore dell'Academy che è venuto dal pubblico e che probabilmente
lo stesso giocatore non ha potuto digerire e quindi ha dato un po' in escandescenza, ma in questi casi secondo me è giustificato, perché mai bisogna confondere la sportività, il calcio, con offese dal punto di vista razziale. E comunque la partita è finita in queste condizioni. Diciamo degli altri risultati: Nuova Valle Real Genoa 1-1, non sfrutta la possibilità di salire in classifica la Nuova Valle, che si fa fermare dalla quart'ultima, dalla terz'ultima in classifica. Era una buona occasione per la squadra di mister Macri di allontanarsi dalla zona bassa della classifica, appunto di allungare proprio sul Real Genoa. Abbiamo già detto delle sconfitte di Schillegion e Kakur negli anticipi. Da segnalare quindi anche la vittoria del Petrona, ma l'abbiamo anche accennato, in trasferta contro il Real Crotonei, 4-2 il risultato finale, e la partita sospesa per vento tra Torre Melissa e Amaroni.